Benvenuti in questa nuova serie di video tutorial dedicati a topografo. In questo video andremo a modo di dare una introduzione generale dell'interfaccia di topografo. All'avvio di topografo, difatti, abbiamo qui una bella finestra di benvenuto dove ci permetterà già di poter andare a verificare quelli che sono gli ultimi lavori recenti, oppure di aprire un eventuale file o importare direttamente da strumentazione. Abbiamo la possibilità anche di sfogliare direttamente all'interno dell'archivio della memoria del PC in modo da andare a richiamare direttamente il file. Abbiamo una sezione Impara dove ci sono tutta una serie di tutorial già disponibili per poter quindi iniziare un po' a imparare l'utilizzo appunto del software. Andiamo a chiudere la finestra di avvio e procediamo alla gestione appunto dell'interfaccia del menu. Il menu è un classico menu ribbon dove abbiamo suddiviso nel menu all'interno di ogni menu i moduli di riferimento di topografo. Abbiamo un menu home per la gestione di importazione e esportazione, gestione delle mappe. Poi abbiamo un menu integrato che è quello del CAD. Infatti, il topografo ha una gestione completa, un CAD completo a tutti gli effetti, dove ci sono tutte le funzioni di disegno e di editor di modifica appunto delle entità vettoriali. Abbiamo anche una gestione legata ovviamente al modulo di topografia e catasto, quindi il modulo pregeo, e dove c'è la possibilità di poter quindi andare a gestire tutte quelle che sono le pratiche di proposte di aggiornamento che vengono eseguite poi con Pregeo. La possibilità inoltre di poter andare a gestire anche mappe catastali, avviare l'archivio Pregeo e quindi è perfettamente integrato con quello che è il software ministeriale per la presentazione delle pratiche catastali. Inoltre c'è una sezione del modulo R Raster per quanto riguarda appunto anche quello che è la gestione delle immagini e una sezione dedicata ovviamente anche per la modellazione 3D, per la progettazione 3D e la gestione delle nuvole di punti. Sul lato sinistro abbiamo invece quella che è la finestra di gestione del progetto. Abbiamo la possibilità qui, difatti, della vista libretto di visualizzare tutti i libretti elaborati all'interno del mio progetto. Libretti che possono essere libretti di GPS o celerimetrici. Poi abbiamo la sezione dedicata appunto agli elementi contenuti all'interno del progetto, quindi immagini, nuvole di punti, gestione appunto grafica esempio anche DXF e DVG allegati, e poi abbiamo una gestione per quanto riguarda layer, che è anche un CAD integrato, e delle finestre di gestione delle proprietà dell'entità CAD e dei punti topografici. Questa qui è un po' la panoramica per quanto riguarda la gestione appunto dell'interfaccia. Ovviamente poi man mano che nei vari video entreremo più nel dettaglio. Sul lato destro troviamo i menu per quanto riguarda appunto gli OSNAP dell'entità CAD dei punti topografici, gestione del zoom di vista, insomma tutte quelle funzionalità che mi permettono di gestire al meglio quello che è il mio progetto, il mio rilievo, sia per quanto riguarda la gestione del libretto topografico, sia per quanto riguarda la gestione dell'entità CAD. Difatti, quindi, qui abbiamo anche delle quattro finestre viste: libretto, planimetria, vista 3D e sezioni. Quindi, si suddivide in quattro finestre di gestione. Possiamo, appunto, infatti, andare a visualizzare anche le quattro viste in contemporanea. O suddividere appunto se abbiamo più monitor anche su monitor principale, estendere su due monitor o sul monitor secondario. Quindi abbiamo tutta una gestione legata anche alla visualizzazione delle varie viste.